Start your computations. Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi 10 più graphic novel dal catalogo Bao Publishing. Dal 7 settembre fino al 4 di ottobre, infatti, tutto il catalogo Bao è scontato al 20%, escluse però le novità, quindi tutti i fumetti pubblicati negli ultimi 6 mesi. Ho cercato di fare un bel mix in questo video, includendo i miei preferiti di sempre, ma anche qualche fumetto di cui magari non vi parlo mai abbastanza, ed è proprio il caso di dirlo, ce n'è per tutti i gusti. Prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video, oppure acquistando attraverso i miei link da affiliata, trovate tutto qua sotto in descrizione. Grazie mille! Partiamo dal mio primo Bao, quindi il primo fumetto che ho letto di questa casa editrice. Chi segue il canale da un po' di tempo sicuramente lo saprà, perché vi ho fatto ormai una testa tanta, però voglio mettervi alla prova. Sapete indicarmi qual è il primo fumetto Bao che ho letto? Vi do 3 secondi per indovinare. 3, 2, 1... Ta-da! Ebbene sì, Golem di LRNZ. Si tratta di un fumetto distopico ambientato in Italia. Molto intrigante non soltanto per l'ambientazione, storie di questo tipo in genere sono ambientate in America o su altri pianeti. È molto interessante vedere invece un futuro così tecnologico, molto distante da noi, ma ambientato in Italia. Oltre ad essere una storia fantascientifica, intrigante, ha delle illustrazioni che sono veramente spettacolari. È il fumetto che mi ha fatto scoprire LRNZ e da lì in poi ho recuperato tutto il possibile, anche semplicemente i libri le cui copertine sono state appunto disegnate dall'autore. E anche grazie a questo fumetto mi sono avvicinata di più alla casa editrice Bao Publishing. Un altro mio preferito, che è un fumetto a cui sono legata tantissimo, è I Kill Giants di Joe Kelly e Kenny Mura. Questo è un fumetto pazzesco. Tutti dovrebbero leggerlo, io penso di averlo regalato praticamente a tutti i miei amici. La protagonista viene vista un po' come un outsider, è particolarmente nerd e ha una missione: sconfiggere i giganti. In questa storia non si parla esclusivamente di mostri veri e propri, ma c'è una metafora bellissima per cui i mostri della vita di tutti i giorni possono essere anche i sentimenti, la paura, e in particolare in questo fumetto si toccano temi molto importanti come la morte e il lutto. Tutto attraverso questa protagonista, per cui è impossibile non provare da subito simpatia e affetto. Altro personale preferito, sempre pronti, di Vera Brosgol. Qua ci troviamo in un campeggio russo. L'autrice racconta una sua passata esperienza personale in un periodo molto delicato della sua vita, perché non riusciva a integrarsi fra i suoi coetanei americani e quindi tenta di sentirsi accettata e di fare nuove amicizie in questo campeggio esclusivo. Non si parla soltanto di identità, ma anche di amicizia, ed è un fumetto che ho sentito molto vicino a me, perché, per chi non lo sapesse, io ho origini ungheresi e ho passato anche io un periodo della mia vita in cui venivo trattata, tra virgolette, come la diversa fra gli italiani, ma anche fra gli ungheresi, che non mi sentivano e non mi consideravano, non mi considerano, penso, ungherese. Quindi sentirsi sempre la straniera, un po' fuori posto, non è piacevole. Però è bello vedere anche l'esperienza di altre persone, appunto potersi ritrovare e anche provare un po' di conforto. Al di là di tutto, se vi piacciono le storie ambientate nel campeggio, l'avventura, tipo Boy Scout, vi piacerà di sicuro. Sempre della stessa autrice volevo consigliarvi anche Anya e il suo fantasma, che io avevo recuperato anni e anni e anni fa, in inglese per l'appunto, ma che è pubblicato qua in Italia da Bao Publishing. È una storia che parla di adolescenza in maniera, secondo me, meravigliosa. Se lo avessi letto da adolescente sarebbe diventato automaticamente il mio fumetto preferito. Altro fumetto che secondo me tutti dovrebbero leggere è Le Malerbe, un fumetto che racconta una parte di storia molto spesso dimenticata, non tanto trattata, in certi casi si è tentato di nascondere il tutto. Insomma, è secondo me molto importante leggere testimonianze di questo tipo. In particolare, l'autrice intervista una donna che in gioventù era stata costretta a dare piacere ai soldati giapponesi. Si parla appunto delle comfort women, delle donne, molto spesso bambine, ragazze, rapite o convinte con l'inganno ad andare in questi campi, in queste zone,
in cui venivano effettivamente costrette ad avere rapporti con i soldati. La donna che viene intervistata è una, diciamo, delle sopravvissute che racconta la sua dolorosissima esperienza e come in un certo senso, quando poi tutto è finito, è riuscita a ritrovare la voglia di andare avanti, di costruirsi comunque una vita. Nel catalogo Bao ci sono diversi fumetti non soltanto occidentali ma anche orientali. La collana cinese in particolare a me piace moltissimo, ho adorato alla follia un po' di tempo fa i racconti dei Vicoletti, una raccolta di storie tenerissime dai disegni veramente molto delicati, dolci, che parla del rapporto tenerissimo fra una bambina e suo nonno. Ma vi consiglio anche Vagabondaggi di Zhao Dao. Anche questa è una raccolta di storie realizzate per lo più per, diciamo, divertimento dall'autrice, ma che secondo me permettono di conoscere e scoprire appunto questa giovanissima autrice molto molto talentuosa. I racconti sono molto diversi fra loro, ma fondono la tradizione, la mitologia cinesi con anche il cibo tradizionale, ed è la cosa che mi ha segnata di più, perché è incredibile quanto il cibo possa essere così significativo ed importante, soprattutto legato alla nostra infanzia, alla nostra crescita. Mangiare un cibo può riportarti a galla dei momenti particolari della vita, e questo capita a tutti, però ci sono magari quei piatti in particolare a cui siamo legati e che hanno un'intera storia dietro. A proposito di ricordi, dal momento che ci troviamo un po' verso il finire dell'estate, ci tenevo a consigliarvi anche Un'estate fa di Zidru e La Febbre. Qua seguiamo le vacanze di una famiglia che ha questa abitudine: in un certo periodo dell'anno fanno sempre la stessa vacanza, ripercorrono gli stessi posti, vanno nello stesso luogo, e noi li seguiamo in momenti diversi nel tempo, però sempre in questa particolare circostanza che è appunto la vacanza. È una storia molto interessante perché tutti abbiamo le nostre abitudini, tutti abbiamo dei ricordi magari legati ad esempio al periodo delle vacanze. Le dinamiche poi all'interno della famiglia sono veramente molto dolci e tenere, mi hanno ricordato un po' la mia infanzia, ma penso che chiunque si potrà rivedere, ed è anche un modo per viaggiare attraverso occhi diversi. Altro fumetto che vi consiglio di recuperare è Imparare a cadere di Michael Ross. In questo caso ci troviamo di fronte a un ragazzo che da un giorno all'altro si vede crollare il mondo addosso. La sua vita infatti ruotava principalmente al rapporto con la madre, ma in seguito a un incidente verrà portato in un istituto che si ispira a una fondazione reale. Infatti il fumetto è stato realizzato per festeggiare i 150 anni di questa fondazione. In questo posto trovano casa e rifugio persone molto diverse fra di loro. È una realtà inclusiva in cui si ha veramente a cuore l'individuo. Ogni persona viene trattata in modo, diciamo, diverso seguendo le esigenze della persona, quindi si presta particolarmente attenzione al carattere, alle necessità, anche alle piccole manie. E qua seguiamo non soltanto il nostro protagonista ma anche altri personaggi, in particolare come tutte queste varie persone molto diverse fra di loro riescono a convivere e rapportarsi. In tutto questo ci troviamo comunque di fronte a un ragazzo molto giovane che sperimenterà per la prima volta l'innamoramento, si prende una cotta per un'altra persona, ma stringerà anche legami di amicizia. È un fumetto che parla in maniera, secondo me, molto rispettosa e delicata di disabilità mentale. Ci sono dei momenti un po' buffi all'interno di questo fumetto, altri un po' più magari tristi, altri ancora teneri. È veramente una bella storia ed è bello sapere che nel mondo in cui viviamo esistono realtà del genere. Tornando a parlare dei fumetti orientali, Bao Publishing ha anche una collana dedicata al manga. Il primo fra tutti è Nuvole Bianche di Isae Waoka, una raccolta di 14 storie incentrate sui ricordi, su un po' la malinconia, il tempo, si parla anche di affetto, amore, morte. Essenzialmente sono racconti di vita quotidiana. Si seguono persone differenti, momenti diversi delle loro vite, ma appunto c'è questa sorta di filo conduttore che è rappresentato dai sentimenti e dall'essere principalmente umani. Ci sono dei racconti che mi hanno commossa, a cui sono ancora molto molto legata, altri magari sono leggermente più sottotono, però secondo me
È un'ottima raccolta nel suo complesso e soprattutto può essere un ottimo modo per avvicinarsi al manga, se ancora non l'avete fatto, o per scoprire Isae Iwaoka. Nel catalogo Bao c'è anche un'altra raccolta di questa autrice, ma anche una serie, che con lo sconto del 20% io fossi in voi recupererei. Io almeno farò così. La serie che vi consiglio è appunto Dosei Mansion. Qua ci troviamo nello spazio e seguiamo un ragazzo che svolge un lavoro abbastanza particolare, ovvero fa il lavavetri. Lavoro pericolosissimo, ma che ha deciso di intraprendere perché era il mestiere del padre, misteriosamente scomparso proprio mentre lavorava. Ci troviamo in una stazione spaziale divisa per livelli. Ai livelli più alti vivono le persone agiate, ai livelli più bassi invece le persone un po' più, diciamo, in difficoltà. Attraverso questo lavoro di lavavetri il protagonista avrà modo di interagire con persone provenienti da livelli diversi, quindi di avere anche un quadro più ampio di com'è la vita su questa stazione e in generale dei problemi familiari, sentimentali, quotidiani di più persone. Altri manga secondo me da recuperare del catalogo Bao Publishing sono I doni di Edo e Le anime di Edo di Koichi Masahara. Sono due volumi unici che raccolgono anche in questo caso diverse storie ambientate però nell'antica Edo, quindi se vi piace un po' l'idea di viaggiare nel Giappone un po' più tradizionale, super consigliati. Non si parla soltanto delle vecchie tradizioni, usi e costumi, ma anche di valori antichi che sono rimasti però molto attuali, come la famiglia, l'onore, il lavoro. Bellissimo poi il contrasto fra, diciamo, la tradizione, l'antichità e un tratto decisamente più moderno. Anche questo aiuta a proiettare le storie nel presente e non rilegarle al passato. Ultimi due fumetti che vorrei consigliarvi oggi: Una sorella di Bastien Vivet, una storia che parla di adolescenza e di prime volte, come la prima cotta, ma anche le prime esperienze sentimentali amorose. Anche qua ci troviamo in vacanza ed è molto bella l'atmosfera perché ricorda proprio i viaggi che si facevano da ragazzini, gli incontri con persone, diciamo, sconosciute che però per quell'estate diventavano i migliori amici. È una storia che vi consiglio di leggere se state cercando qualcosa incentrato appunto sull'adolescenza, soprattutto sul vivere in maniera così intensa e forte momenti particolari che possono un po' segnare la propria crescita. In particolare il primo amore, le prime vere e proprie esperienze ci rimangono addosso per anni e anni. Ultimo, non certo per importanza, Kids with Guns di Capitan Artiglio. Se state cercando un fumetto originale e innovativo, dovete assolutamente leggere questo fumetto. Quello che vi mostro io è il primo in realtà di tre, tutti e tre già pubblicati da Bao Publishing. Come definire questo fumetto? Molto difficile, è un bizzarro mix di fantascienza, western, dinosauri, magia e famiglia. Seguiamo in particolare tre fratelli e una bambina senza nome, che ricorda secondo me per certi versi 11 di Stranger Things. È una bellissima storia perché mescola momenti d'azione, di puro intrattenimento, avventura, a momenti più interiori, in cui ci si chiede che cosa sia veramente importante, in cui si cerca di capire chi si è, di trovare la propria strada, il proprio percorso, e c'è secondo me un bellissimo percorso di crescita all'interno di questi tre fumetti. È un fumetto divertente anche per i richiami alla cultura pop, secondo me. Questi erano quindi i 10 e più, penso di avervi citato più di 10 fumetti Wow Publishing, che vi consiglio di recuperare utilizzando il 20% di sconto. Nelle schede qua sotto in descrizione troverete la playlist con altri consigli che ho fatto nel corso degli anni del catalogo Bao Publishing, che cosa leggere ad esempio per incominciare, ma anche sul blog trovate tanti altri consigli sui fumetti, le serie, volumi unici da recuperare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è stato il vostro primo fumetto Bao Publishing e se c'è un titolo in particolare che vi sentireste di consigliarmi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!